Partiamo dalla categoria Mister, che ti ha visto protagonista direttamente. Sei arrivato secondo alle spalle di Mister Facchino. Secondo te ha vinto lui meritatamente? Ma credo di sì, per lui è tutto meritato quest'anno perché, diciamoci la verità, ha quasi, diciamo, come si suol dire, fritto il pesce con l'acqua perché a differenza mia che avevo a disposizione giocatori importanti, giocatori di un certo livello, lui insomma tolti due o tre di un certo livello, poi diciamo che sul campo ha vinto il campionato con una squadra che sulla carta era inferiore almeno a 4-5 contendenti, insomma. Categoria Under, praticamente c'è tutto il Montesarchio di inizio stagione 2014-2015 con Di Benedetto che vince davanti a Liguoro, attualmente in forza ai Caudini, e Francipane che invece a dicembre dello scorso anno è passato al Paolisi. Sono tre ragazzi che meritano certe soddisfazioni perché hanno qualità, sono ragazzi seri. Di Benedetto e Francipane hanno avuto poco spazio all'inizio l'anno scorso da noi per una concorrenza, diciamo, agguerrita che c'era in quel momento. Liguoro invece si è affermato anche quest'anno, ragazzo dalle grandi qualità tecniche e umane. Quindi sono tre ragazzi che meritano tutto questo perché, ripeto, li conosco bene, sono tre ragazzi che meritano. E poi Liccardi ha trionfato nella categoria senior, è il giocatore più amato in assoluto. Tra l'altro, stupisce il fatto che non ha ricevuto poi tantissime volte i voti da casa, ha vinto il merito in questo caso. Ma diciamo che lui, non essendo della nostra zona, perché diciamo che certe valutazioni spesso, soprattutto su internet, si fanno per amicizia, per simpatia, insomma. Lui, quindi credo che sia stato uno dei principali, insomma, artefici del nostro grande campionato e probabilmente è stata la rivelazione di questo campionato di eccellenza perché veniva da una stagione non tanto fortunata, con 3 gol all'attivo, quindi il ragazzo che si è messo in discussione ha scelto Montesarchio diciamo, per riscattarsi delle delusioni passate, ha dimostrato sul campo che insomma, è uno che quando trova l'ambiente giusto e la squadra giusta può fare la differenza.